Rabbia, delusione, contento per la prestazione? Presidente, perdere due punti al 45esimo sul rigore dà comunque fastidio. Ma contento per la prestazione sicuramente, perché è stata una bellissima partita, tutte e due le squadre potevano fare gol, bisogna essere onesti, è stata veramente una bella partita, una partita che in questa categoria si vede raramente. È chiaro che poi quando arrivi lì a sapore la vittoria c'è un po' di delusione, però obiettivamente se devo fare una considerazione sul risultato credo sia anche giusto. Poi noi qualche golletto l'abbiamo lasciato per strada, però anche loro hanno fatto lo stesso. Diciamo che comunque si è visto un bel Pescara assolutamente contro una squadra che c'entra poco con la categoria. Sì, sì, un bel Pescara, una bella partita, ripeto, una partita che in questa categoria abbiamo visto poche volte, perché veramente una giocata bene da tutte e due le squadre, anche un po' condizionata dal vento, perché nel primo tempo noi eravamo, poi nel secondo tempo il vento si è calmato un pochettino, noi nel secondo tempo non riuscivamo ad andare avanti con la palla, però abbiamo giocato, cercato di giocare sempre palla a terra, abbiamo fatto veramente una bellissima partita, ci complimenti ai ragazzi ma a tutte e due le squadre. Questo è un Pescara che può far qualcosa di importante, può fare qualcosa di importante ai playoff? Ma il Pescara sta crescendo, si vede partita dopo partita, si vede che mette in campo quello che il mister chiede. Ancora non sono al massimo secondo me, però se giochiamo così ce la possiamo giocare con tutti, se ci mettiamo questo impegno, questa voglia di aggredire, perché nel primo tempo abbiamo aggredito molto in avanti e abbiamo fatto il primo gol proprio su un'aggressione. E quindi se giochiamo così ce la possiamo giocare. Presidente, Lescano 13 gol, doppietta oggi, 13 gol è il suo record tra i professionisti. Col senno di poi c'è un po' di rammarico per come è stato gestito quel lungo caso? Rammarico, col senno di poi è facile dire tutto. Ragazzo, come ho sempre detto io, è un professionista, si è rimesso con la testa giusta. Purtroppo il mercato di gennaio molte volte rovina il piano di tante squadre, però il mercato passato Lescano si è rimesso a lavorare come si deve e oggi raccoglie i frutti. Presidente, lei in settimana è diventato proprietario del 79%, mi corregga se sbaglio, delle quote del pacchetto societario? No, io non sono diventato, sono diventato proprietario perché c'è una quota del 10% che non è stata ricapitalizzata e chiaramente non è che si possono portare carte al tribunale, bisogna fare la ricapitalizzazione e quindi ho fatto io per quel 10%, avrei fatto tranquillamente a meno, però è così, funziona così, quindi oggi ho il 79% delle quote. La cosa che le è piaciuta di più di oggi è dove sta migliorando tanto il Pescara? Ma ripeto, sta migliorando molto sul fatto di cercare di giocare sempre a calcio, di giocare a pallone, di non guardare l'avversario, e oggi avevamo di fronte un signor avversario, una squadra che ha dimostrato tutta la propria forza, giocatori importanti, vedere giocare Iemmello in questa categoria secondo me è veramente uno schiaffo al calcio, perché ha una qualità che fa spavento, ma anche gli altri del Catanzaro, è una squadra veramente molto forte, quindi abbiamo giocato senza paura, abbiamo giocato a testa alta, non guardando l'avversario che avevamo di fronte. Se giochiamo così il Pescara ci piace. È un Pescara che è piaciuto, un messaggio anche ai tanti tifosi che sono venuti oggi a Pescara, perché comunque la distanza è tanta, si sono fatti sentire in uno stadio pienissimo. Ma i tifosi, quelli veri ci sono sempre, io ho sempre detto, ringraziarli non è piangeria ma è la realtà, perché poi alla fine sono sempre quelli che seguono il Pescara dappertutto.